Bene, la settimana scorsa vi ho parlato di questo bellissimo concetto buddista che si chiama Shoshin, che vuol dire approcciarsi a qualcosa di familiare, qualcosa di abitudinale, qualcosa che facciamo regolarmente nella vita o anche un incontro oppure anche un oggetto che abbiamo nella nostra vita, come se fosse totalmente nuovo. Come se fosse la prima volta che lo facciamo, lo vediamo o lo incontriamo, come se fosse sempre un nuovo inizio. E perché questo concetto ha un grande valore? Perché il principiante ha sempre una mentalità libera e aperta, mentre l'esperto spesso è attaccato all'esperienza, è attaccato anche al giudizio del passato. E anche la paura che magari se qualcosa non ha funzionato non riuscirà a fare, oppure anche al confronto. Così non importa quanta esperienza abbiamo accumulato, quante ore di yoga abbiamo fatto, se non riusciamo a mantenere le qualità dell'innocenza, dell'apertura, dell'entusiasmo, non riceveremo i benefici dell'esperienza. Così, tenendo questo in conto, oggi vi racconto una storia. E tanti di voi mi hanno detto quanto vi piacciono le storie mitologiche dello yoga. E questa storia racconta come Ganesh divenne il signore dei nuovi inizi. Da tutti in India ora è venerato quando uno inizia un nuovo lavoro o entra in una nuova casa oppure affronta una nuova sfida. Ganesh è la divinità indù, giocosa, simpatica, con il corpo di umano e la testa di elefante. È considerato il custode dell'amore e della bellezza. E ama i dolci, così è un po' cicciottello, e va in giro sul suo topolino. Così questa storia inizia con lui e suo fratello, Kartikeya, che litigavano continuamente per chi era il più saggio tra i due. Così finalmente gli dèi organizzarono una gara. Il primo a fare il giro della Terra 3 volte sarebbe dichiarato il più saggio. Questa era la sfida. Questa era la sfida. Così Kartikeya salì velocemente sul suo veicolo, che era un bellissimo, enorme pavone, e come un esperto volò via per vincere la competizione. Il veicolo del cicciottello Ganesh, invece, è il topolino. E lui sapeva che non sarebbe stato in grado di battere il pavone. Così, con la mente del principiante, entusiasta, aperta e innocente, ma anche astuta, chiuse gli occhi, unì le mani davanti al cuore e fece 3 giri intorno ai suoi genitori, Shiva e Parvati. Quando il fratello tornò tutto esausto, sudato, ma orgoglioso della sua prestazione, Ganesh sorrise e con calma disse agli dèi: "Per ogni figlio i suoi genitori sono il suo mondo." E così fu considerato il vincitore. Il padre Shiva era estremamente felice della saggezza di Ganesh e disse che d'ora in avanti sarebbe stato venerato come il signore dei nuovi inizi. All'inizio di qualsiasi celebrazione, qualsiasi evento nuovo. Bene, così oggi dedichiamo questa pratica a Ganesh e al valore della mente del principiante. Unite pure, scusate, sedetevi comodamente, mani sulle cosce e chiudete gli occhi. Portate l'attenzione al vostro respiro e con curiosità
Notate le qualità uniche del vostro primo respiro. Lasciate andare il pesante nella giornata mentre espirate. Iniziate a far entrare il nuovo, il pulito e il fresco con ogni ispirazione. Iniziare nuove cose può essere una grande sfida, ci vuole tanto coraggio, ma può essere anche una grande opportunità per fare le cose in modo diverso. E solo iniziare è già fare a metà. Unite i palmi davanti al cuore, inspirate. Om Namah Shivaya Gurave Sachidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Sciogliete le mani, aprite gli occhi e iniziamo oggi in piedi. Così ricordatevi di praticare ogni posizione con la mente di un principiante. Appoggiate con pure i piedi a terra, stringete leggermente le gambe e attivate l'addome verso la schiena. Inspirate sulle braccia verso l'alto. Ed espirando allargatele e poi giù verso il basso. Noi lo facciamo 5 volte così. Inspirate su, allungate i lati del busto ed espirando giù le braccia lungo i fianchi. Inspirate, sentite come si allunga, si espande il corpo verso l'alto e mantenendo questo allungamento giù, su giù le braccia lungo i fianchi. Inspirate su ed espirando giù. Ancora una volta sulle braccia, mantenetele su, afferrate il polso destro ed espirando vi inchinate verso sinistra. Inspirate su e dolcemente, senza spingere, giù verso sinistra. Continuate così al vostro ritmo, considerando come ogni volta è un po' più facile, un po' più piacevole, senza arrivare al massimo. Riportate sulle braccia, afferrate il polso sinistro, tirate su e stringendo le gambe, inchinate verso destra. Inspirate ed espirate. Lentamente, non c'è fretta, ricordate la mente del principiante, tutto è nuovo e da esplorare. Inspirando sollevate le braccia e giù le mani lungo i fianchi. Ruotate dolcemente le spalle, senza premere, senza spingere, sentendo il beneficio di scioglierle. Bene, portate le mani, appoggiate le mani sulle anche e fate 3 giri del vostro mondo col bacino. Vi fermate e 3 giri del vostro mondo nell'altro senso. Tornate al centro, mani unite davanti al cuore
e fate un giro verso destra intorno a voi e un altro e un altro ancora, come fece Shiva, Ganesh. E lo facciamo anche nell'altro senso, tre giri intorno ai nostri genitori. E tornate al centro e giù le braccia. Così magari i vostri genitori non sono il centro del vostro mondo, ma la lezione di questa storia è proprio il fatto che lui era astuto e ha trovato il modo di vincere con saggezza. Venite in avanti all'inizio del tappetino, guardatevi i piedi come se fosse la vostra prima volta che li vedete e riallargando le dita riappoggiatevi bene a terra. Stringete le gambe, inspirate, sollevate le braccia su, espirando mani sulle tibie, giù il petto, inspirate sul petto, a metà, ed espirando giù. Lo facciamo ancora due volte, inspirate su, addrizzando le gambe, ed espirando, piegate le ginocchia. Inspirate sul petto, a metà, ed espirando giù. Premete i piedi, stringete le gambe, allargate le braccia in fuori e su verso l'alto e mani in Namaste. E ogni volta facciamo il saluto al sole come se fosse la prima volta. Inspirate, sollevate le braccia, allungate il busto verso l'alto, espirate mani sulle tibie, giù il petto. Inspirate, allungatevi in avanti ed espirando giù. Mani accanto ai piedi, gamba destra indietro in affondo. Sollevatevi sui polpastrelli delle mani, stringete un po' le gambe, allungate i lati del busto. E poi inspirate, sollevate la coscia posteriore ed espirando passo tra le mani, giù il petto. Inspirate su, a metà, ed espirando giù. Mani accanto ai piedi, gamba sinistra indietro in affondo, un bel passo lungo. Stringete le gambe, allungate i lati del busto, respirate. Ed ispirate con la mente di un principiante. Inspirate sulla coscia posteriore ed espirando passo in avanti, Panasana. Inspirate Ardha, venite su a metà ed espirando giù. Sulle braccia verso l'alto e mani in Namaste al cuore. Ancora un nuovo respiro, ancora un nuovo saluto al sole. Inspirate su, espirate mani sulle tibie. Inspirate su a metà ed espirando vi inchinate. Mani a terra, questa volta gamba sinistra indietro in affondo. E gamba destra indietro, cane a testa bassa. Pedalate lentamente da un piede all'altro, notando come sentite le vostre gambe oggi. Senza fretta, senza aspettative. Il principiante non sa cosa l'aspetta, non sa cosa è stato passato nemmeno. Vi fermate, inspirate ed espirando drizzate leggermente le gambe. Piegate di nuovo le ginocchia, inspirando ed espirando panca alta, spalle sopra i polsi. Andiamo indietro, cane a testa bassa. Piegate le ginocchia, inspirate panca alta ed espirando cane a testa bassa. Ancora una volta, inspirate panca alta, spalle sopra i polsi, guardatevi le mani, stringetele, pancia tonica, allungate il collo in avanti, talloni indietro. E poi giù sulle ginocchia, posizione del bambino, allargate i gomiti, slittate il mento in avanti e giù sulla pancia. E venite tutti su nello spinge. Premete i piedi, stringete le gambe, pancia attiva. Premete le mani e i gomiti a terra e guardate in avanti.
Come sentire questa posizione con la mente del principiante? Cosa sta accadendo nel vostro corpo? Inspirate. Ed espirando, ruotate lo sguardo verso destra, inspirate al centro ed espirando verso sinistra. Continuate così, guardandovi intorno. Come fanno i principianti quando vogliono imparare, vogliono capire, vogliono vedere tutte le opzioni? Tornate al centro, giù la fronte, mani sotto le spalle, premete i piedi, stringete i gomiti, inspirate piccolo cobra ed espirando cane a testa bassa. Tenete le ginocchia un po' morbide, spingete gli ischi indietro e su, le mani in avanti. E ricordate i tre giri intorno al mondo, la fatica dell'esperto, e la stizia, si chiama la saggezza del principiante. Giù il ginocchio destro, piede sinistro tra le mani e poi sulla coscia posteriore. Inspirate ed espirando passo tra le mani. Inspirate sul petto a metà. Ed espirando giù, stringete le gambe, allargate le braccia su e le mani unite al petto. E sciogliete. Di nuovo guardate i piedi, allargate le dita e giù. Quante volte abbiamo fatto il saluto al sole, ma ogni volta è unico e differente. Inspirate sulle braccia e espirate le mani sulle tibie o davanti ai piedi. Inspirate, venite su a metà ed espirando giù. Mani accanto ai piedi, gamba destra indietro e gamba sinistra indietro, cane a testa bassa. Bene, ora appoggiate il ginocchio destro, sinistro a terra, sinistro, e portate poi il piede sinistro fuori dal materassino, girando il piede destro in avanti. Controllate che la mano, il ginocchio e il piede sono in linea e poi sul braccio destro verso l'alto. Se volete sul piede sinistro, da destro da terra. E poi portate il braccio oltre la testa. Inspirate, ruotate il petto su ed espirando giù il petto verso il basso. Se è troppo intenso, piede a terra. Inspirate ed espirate. Sentite l'apertura nel petto, tra i pettorali, ed espirando tra le scapole. Inspirate su, e ancora una volta giù. Sul braccio, restate nella posizione, e dal petto, dal cuore, espandete le braccia, e dal bacino allungate le gambe. Mano a terra, ginocchio a terra e un bambino per riposarci. Braccia lungo i fianchi, ruotate i polsi in un cerchio e nell'altro senso. Un braccio in avanti e poi l'altro. Inspirate su nel tavolinetto. E cane a testa bassa. Bene, ci prepariamo per fare l'altro lato, così ginocchio destro a terra e piede sinistro fuori dal materassino. Allungate la gamba destra, mano, ginocchio e piede in linea e sull'altro braccio verso l'alto. O tenete il piede a terra o sollevate il piede col braccio oltre la testa. Inspirate sul petto. Inspirando giù. Inspirate, sollevate il busto guardando verso l'alto ed espirando arrotondate verso il basso. Continuate così allungando bene il braccio oltre la testa, tenendo il piede sinistro bello attivo.
Questa volta sul braccio verso l'alto, mantenete la posizione, stringete le gambe, stringete l'addome. E giù il piede, giù la mano, bambino. Se avete male ai polsi, sempre ruotate i polsi lungo i fianchi. Inspiratevi il tessuto nel tavolinetto. Guardatevi le mani. Come sono strane, no, queste mani, sono delle cose affascinanti. Come se non le aveste mai viste prima. Allungate la gamba destra indietro e il ginocchio verso la fronte. Inspirate, allungate, guardate in avanti e il ginocchio verso la fronte. Stringete le braccia, inspirate ed espirate. Allungate la gamba indietro, stringete le braccia, pancia sempre attiva e il braccio sinistro in avanti. Se c'è bisogno appoggiate la mano a terra, se non riuscite a stare in equilibrio, se no su, per ancora un respiro. E poi giù la mano, giù il ginocchio. Premete bene le mani giù, allungate la gamba sinistra indietro. E su, inspirate ed espirando ginocchio verso la fronte, inspirate allungate e ginocchio verso la fronte. Allungate la gamba, vi fermate, peso sulla gamba destra. Sinistra e allungate l'altro braccio in avanti. Peso sulla mano sinistra. Tenetela bene giù, stringete le gambe. E giù la mano, giù il ginocchio. Fate un passo in avanti con le mani. Inspirate più in avanti. Ed espirando bambino. Inspirate pugno piano piano avanti. Ed espirando bambino. Posizione del cane a testa alta. E posizione del bambino. Ancora una volta in avanti. Restate qui. Premete i piedi, stringete le gambe. Come se fosse il vostro primo cane a testa alta. Notate come la sentite questa posizione. Poi puntate i piedi, cane a testa bassa. Inspirate sulla gamba destra, bella dritta. Notate come sale facilmente ora che avete fatto il riscaldamento. E la riportate giù. Sulla gamba sinistra, verso l'alto. Ed espirando giù. Inspirate sulla destra di nuovo. Piegate il ginocchio in aria e fate un passo verso le mani. Se non arriva, aiutatevi con la mano. E poi un passo tra le mani. Inspirate sul petto ed espirando giù. Stringete le gambe sulle braccia verso l'alto e le mani al cuore e sciogliete. Ok, facciamo la sequenza dei guerrieri 1 e 3. Mani ai fianchi, peso a sinistra sul ginocchio destro e un passo indietro. Inspirate, scusate, indietro ed espirate sul ginocchio in avanti. Inspirate, piede indietro e sul ginocchio. Inspirate, piede indietro sulle braccia, giù le braccia sul ginocchio. Inspirate. Sulle braccia e sul ginocchio. Ancora una volta indietro, questa volta sulle braccia, giù il tallone. Questo si chiama il guerriero uno e mezzo, veramente, perché le gambe sono separate. Stringete le gambe, allungate i lati del busto, dalle ascelle, allungate le braccia, le dita delle mani.
Le mani ai fianchi, addrizzate la gamba anteriore, stringete le gambe e piano piano venite giù. Parvottanasana, piegamento in avanti. Anche qui usate la mente del principiante, non c'è bisogno di arrivare fino in fondo, ma di scendere con curiosità, notando cosa sta succedendo nel vostro corpo. Dove c'è bisogno di allungare, dove c'è bisogno di pazienza. Rimettete le mani indietro con le anche, allungate i lati del busto e poi giù il petto. Piegate il ginocchio anteriore, mani a terra davanti al materassino, potrebbe essere che alzate il piede posteriore solo un pochino. Chi si sente più forte può alzare la gamba un po' più alta e chi è ancora più flessibile, mano sulla gamba a sinistra, premendo il petto verso la gamba. Giù la mano, giù, un lungo passo indietro con il piede, tallone a terra, se c'è bisogno mano sul ginocchio o sulle braccia direttamente, guerriero 1. Virabhadrasana 1. Stringete le gambe, allungate dalla vita i lati del busto, le braccia, mani ai fianchi e poi con uno slancio portate il ginocchio destro in avanti e su, afferrate la caviglia e giù il ginocchio. Come se fosse la prima volta a essere in piedi su una gamba. Stringete le gambe, allungate i lati del busto e premete la coscia destra indietro. Premete anche il piede nella mano. E sul braccio sinistro. Shiva che danza, orgoglioso del suo figlio Ganesh, così astuto e così saggio. Sul ginocchio intrecciate le dita, portate il petto, il ginocchio verso il petto e piano piano giù. Pedalate da un piede all'altro per sciogliere un po' le caviglie. Poi portate il peso a destra, inspirate, e sul ginocchio sinistro e piede indietro. Espirate sul ginocchio sinistro e un passo indietro. Espirate e inspirate sulle braccia, giù le braccia sul ginocchio, piede indietro sulle braccia, ancora una volta su, piede indietro giù il tallone, sulle braccia, guerriero 1,5, chiamiamolo, stringete le gambe e dalla vita dalle anche allungate su, attraverso il busto, attraverso le braccia, attraverso le dita delle mani. Siete curiosi di come sentite l'effetto nel vostro corpo. E mantenendo questo allungamento nel busto, mani ai fianchi, addrizzate la gamba anteriore, premete giù le anche con le mani e giù il busto, piano piano. Con la mente del principiante non c'è bisogno di andare giù fino in fondo, non c'è confronto, non c'è prestazione, non c'è aspettativa, ecco. Parvottanasana. Sentite come c'è bisogno di stare in questa posizione a lungo per far sciogliere quel muscolo così grosso dietro la coscia. Piegate il ginocchio anteriore, mani a terra e piano piano sul piede. Anche solo un centimetro, anche solo mezzo metro, o la gamba su, bella dritta verso l'alto per chi non ha male la schiena. Giù il petto verso la coscia, verso la gamba, chi vuole può afferrare la gamba e prendere il petto un po' più verso la gamba.
Mani accanto al piede, un lungo passo indietro, tallone a terra, chi ha bisogno mani sulle ginocchia, se no sulle braccia, guerriero 1. Mani ai fianchi con uno slancio sul ginocchio sinistro, afferrate la caviglia, avvio il ginocchio. Prendete bene il piede a terra, stringete le gambe, allungate i lati del busto, usate le stesse azioni e poi indietro la coscia. Indietro il piede e sul braccio destro. Shiva che danza. Natarajasana. Sul braccio, sul ginocchio, intrecciate le dita sul ginocchio. E poi giù. E pedalate. Facciamo ancora tre giri del nostro mondo, così mani ai fianchi, ruotate il bacino, tre volte. E tre volte nell'altro senso. E tornate in equilibrio su entrambi i piedi. Stringete le gambe, inspirate sulle braccia, espirate mani sulle tibie o a terra, inspirate su a metà ed espirando giù. Mani accanto ai piedi, gamba destra indietro e gamba sinistra, cane a faccia in giù. Allargate bene le dita, premete le mani in avanti, infilate un po' le ginocchia. Inspirate sulla gamba destra, bella dritta, sentite come si alza sempre di più, giù il tallone destro, sinistro, e poi ginocchio verso tra le due mani e giù a terra. Piccione semplice. Chi invece vuole andare avanti può allargare i ginocchi in fuori nel piccione più avanzato. Ma tutti premete i piedi, stringete le gambe. E se questa posizione non è ideale, per esempio Katia, mettiti sulla schiena e fai il mezzo piccione sulla schiena. Allungate dai lati del busto, giù sui gomiti. Sempre con le gambe attive, allungate un braccio e poi l'altro, giù la fronte. E allungate anche i lati del busto mentre lo fate. Tornate indietro con una mano, poi l'altra, sulla coscia posteriore, sulla gamba piegata verso l'alto, magari date un'oscillata, e poi giù. Sulla gamba sinistra, piegate il ginocchio e il ginocchio tra le due mani. Se volete allargate il ginocchio, portando il piede un po' più su, diciamo più maturo, e chi è sulla schiena cambia gamba. Stringete le gambe, andate lati del busto e chi vuole giù sui gomiti. Sempre le gambe attive, chi preferisce sollevare la coscia posteriore va benissimo, il ginocchio, e poi allungate un braccio e l'altro fronte a terra. Approcciate questa posizione come se fosse la prima volta. La mente di un principiante, cosa sentite? È troppo intensa, è troppo avanzata, tornate indietro. Un principiante non vuole mai farsi male, non vuole mai esagerare. E poi mani a terra, sulla coscia posteriore, sulla gamba piegata, sciacquatela e giù. Piana testa bassa. Inspirate, panca alta. O chaturanga, ginocchi a terra, allargando i gomiti, slittate il mento in avanti. Inspirate, piccolo cobra, bhujangasana. Ed espirando, cane. Unite i piedi, camminate le mani indietro e allargando le ginocchia, vi sedete tra le gambe. Se questo non è possibile, gomiti sulle ginocchia.
Camminate le mani in avanti e giù il petto. Assaporate questa esperienza come se fosse la prima volta. Stringete i piedi, allungate le braccia, poi giù il petto verso il basso. Avvicinate le ginocchia, su le anche e camminate di nuovo le mani in avanti nel cane a testa bassa. Inspirate panca alta, o chaturanga o ginocchia a terra e slittate in avanti. E entrate nella spinge. Bene, così questa posizione che stiamo preparando Ardha Bekasana è forte sui lombari, così se sapete che la vostra schiena non è pronta, fermatevi nella prima opzione. Così sul gomito destro, mano sinistra sotto, mano destra fuori del materassino. E poi piegate la gamba sinistra, destra. Tutto qui. Potreste già restare qui, stringendo le gambe, allungando i lati del busto, guardando in avanti. Chi non ha male la schiena o il ginocchio può afferrare il piede e premere il piede contro la mano. E chi vuole andare un po' più avanti, prendere il tallone verso il gluteo. Ardha Bekasana. E se è troppo intenso, tornate indietro con la mano a terra ed è perfetto così. Giù il piede, mani una sopra l'altra sotto la fronte, piegate le gambe e dondolatele a destra e a sinistra, ammorbidendo i lombari in questo modo. Concentratevi sul respiro. Tornate al centro con le gambe, gomiti sotto le spalle, giù i piedi. Sul gomito sinistro, mano sotto, mano sinistra fuori del materassino. E piegate la gamba a sinistra. Potrebbe essere già che rimanete così, va benissimo. Chi non ha problemi alla schiena, non ha problemi al ginocchio, può prendere il piede. Prendere il piede contro la mano, sollevare bene il petto. E chi è molto flessibile preme il tallone verso il gluteo, ma non è per tutti. Così ricordate, non dico chi è più esperto, ma chi è più flessibile. Chi è più esperto spesso si ferma prima, perché sa... Scusate, chi è più esperto ha anche una mente del principiante se si ferma prima. E poi giù. Mani sotto la fronte, piegate le ginocchia e dondolate. E la prossima posizione è Dhanurasana, anche questa non è la posizione finale, non è per tutti, ma fate dove fino a dove riuscite. Fronte a terra, braccia lungo i fianchi, sollevate le braccia, magari così è sufficiente. Chi arriva come la mente afferra le caviglie, stringete le gambe e poi premete le cosce giù, sul petto. E forse già qui è troppo forte, tornate giù. Chi vuole andare un po' più avanti, solleva le ginocchia da terra. E poi sciogliete, mani sotto la fronte, riposate i piedi a terra questa volta. E magari dondolate il bacino da un lato all'altro per scioglierlo.
mani sotto le spalle, inspirate piccolo cobra, espirate su, in ginocchio ora, le mani sulle cosce. Così io sento i piegamenti indietro abbastanza forti sulla schiena, so che alcuni di voi anche così. Prendo questa pausa per ritornare piano piano a una posizione neutrale. Chiudete pure gli occhi, riflettete su come avete interpretato voi questa storia di Ganesh, della gara intorno, più volte intorno al mondo, e nella sua mente da principiante, astuta e saggia. Tante volte la prestazione, la forza, non è usare questi, non sono sufficienti, no, per essere più saggio. Venite su in ginocchio, se c'è bisogno piegate il materassino e mani sulle natiche. Potete avere i piedi puntati o giù, stringete le gambe e premete giù le mani verso il basso. Ricordate, non è tanto un piegamento della schiena, ma un allungamento dei lati del busto, inspirate, e poi scendete indietro con le cosce. La schiena resta bella dritta, in linea con le cosce. Guardate verso l'alto, verso in avanti, vuol dire. Premete bene le mani sulle natiche, non c'è bisogno di scendere fino in fondo. Restate dove è giusto per voi. Posizione del cammello, Ustrasana, e poi su, e di nuovo vi riposate con le mani sulle cosce. Sentite il piacere semplicemente di respirare dopo la fatica. E lo ripetiamo. Di nuovo su un ginocchio, mani sulle natiche. Ricordate, non c'è bisogno di andare fino in fondo. Stringete le gambe, allungate i lati del busto e indietro le cosce. O restate così, chi vuole andare avanti può appoggiare le mani sui talloni. Indietro la gola. Sul petto. Restate qui altri due respiri o se si sentite bisogno uscite. E di nuovo vi sedete. Posizione del bambino. Allungate bene le mani, inspirate su nel tavolinetto. Ed espirando cane a testa bassa. Crepa i respiri qua. Notate come il numero 3 è un numero molto importante nello yoga. Lo usiamo spesso anche con i respiri. Inspirate sulla gamba destra, piano piano verso l'alto. E piegate il ginocchio un passo tra le mani. Se c'è bisogno, limitate con la mano, portare la caviglia. Inspirate ed espirando passo in avanti. Inspirate sul petto ed espirando giù, stringete le gambe, allargate le braccia su verso l'alto e le mani al cuore. Abbiamo fatto tanti saluti al sole, ma ne facciamo ancora uno come se fosse il primo. Stringete le gambe, inspirate su. E espirate, vi inchinate. Inspirate, sollevate il busto. Ed espirando giù. Mani accanto ai piedi, gamba sinistra indietro. E gamba destra indietro, cane a testa bassa. Allargate bene le dita delle mani, stringete le braccia, ischi indietro. Inspirate sulla gamba sinistra, giù il tallone destro e poi appoggiate il ginocchio a metà materassino, incrociate le gambe
e separate i piedi e piano piano vi sedete tra le cosce. Ovviamente quello che riuscite a fare senza dolore. Tornate su le ginocchia, allungate la gamba dietro verso l'alto e giù e sollevate la gamba sinistra e giù. Sollevate la gamba destra, bella dritta verso l'alto, piegate il ginocchio e lo appoggiate a metà materassino o comunque dietro le mani. Poi portate il piede destro fuori e incrociate le gambe. Premendo le cosce una verso l'altra, separate i piedi e giù il bacino, allungando le braccia in avanti. Se c'è qualsiasi dolore, qualsiasi fastidio, venite un po' più su, o se no vi allungate bene, sentendo l'effetto più profondo. E tornate su, così allungate la gamba posteriore, puntate il piede per sollevare la gamba anteriore verso l'alto e giù. Benissimo, cane a testa bassa. Vedete, respiri qui. Come se fosse la prima volta che fate il cane a testa bassa. Notate come è cambiato anche il vostro corpo, molto più vivo, molto più aperto. Molto più entusiasta, come un principiante. Ginocchia a terra, o incrociate i piedi, sedete dietro i piedi, o ginocchia a destra, anche a sinistra, e gambe in avanti. Così facciamo qualche posizione da seduti, chi ha bisogno si siede su un blocco, e unite i piedi davanti nel bacino. Così, tenete un po' di distanza dai piedi e il bacino. Polpastrelli dietro la schiena. Premete i piedi uno verso l'altro. Immaginate l'inguine che scende. E poi li inchinate piano piano. Senza aspettative. Senza paragoni. È la prima volta che fate questa posizione. Una mano sulla caviglia, poi l'altra, gomiti allargati e giù. Dei respiri profondi, tornate al vostro respiro. E tornate su, allargate le gambe. Così per me la lezione della storia di Ganesh è che possiamo anche ottenere i nostri risultati senza fare il massimo, senza spingerci oltre le nostre capacità. Possiamo comunque vincere, possiamo comunque ottenere risultati. Così mano sinistra sulla tibia, sul braccio destro. E davvero qualcuno si tocca la mano, il piede con la mano, ma se noi restiamo così va benissimo. Ci sono comunque benefici e risultati. Inchinatevi verso la gamba destra, sinistra e ruotate per il petto verso l'alto. E chi riesce a prendersi il piede, ben venga, ma non è il nostro obiettivo principale. Stringete le gambe, sempre l'obbligo verso la schiena. Poi sul braccio, ma restiamo qua per qualche respiro. E poi mano destra verso la gamba, sul braccio sinistro.
Stringete le gambe e le inchinate, senza aspettative, senza confronti, mentre è principiante, entusiasta e innocente. Ruotando bene il busto verso l'alto. Sulle braccia e giù. Legate una gamba e poi l'altra, scendete dal blocco e mani sulle caviglie. Premete la caviglia destra giù, afferrate l'esterno del piede sinistro e sul piede, con la gamba piegata. Mezzo bambino felice, così spingete il ginocchio indietro, il piede avanti, la tibia verso il centro. E poi chi riesce può drizzare la gamba, premendo sempre il piede contro la mano. Giù il piede, facciamo l'altra gamba, premete la mano sinistra giù, afferrate la destra e il piede in avanti, spingendo il ginocchio indietro, il piede avanti, stringete la tibia verso il centro. E per chi è possibile addrizza la gamba. Inspirate ed espirate. E giù il piede. Così non è per tutti, potete ripetere questa sequenza oppure inchinarvi indietro sui piedi, afferrando l'esterno dei piedi, separateli. Mezzo bambino felice da seduti. Stringete le tibie una verso l'altra, prendete i piedi dentro le mani. E chi può andare avanti addrizza le gambe. Inspirate. Ed espirate. Sentite l'apertura, la libertà di questa posizione. In effetti non c'è bisogno di tanto sforzo, se troviamo quel perfetto equilibrio non c'è nessuno sforzo. Piegate le ginocchia, i piedi e scendete sulla schiena. Ginocchio destro al petto, allungate la gamba sinistra. E trovate il vostro respiro, come se fosse il primo. Una mente nel principiante, in ogni cosa, in ogni attività, in ogni incontro. Da un valore completamente differente. Intrecciate le mani dentro la coscia e sul piede, dallo dritto verso l'alto. E per chi è più flessibile, mani più su. Chi è molto più flessibile può afferrare la luce con la mano destra e allargare il braccio sinistro per tutti. E piano piano allargare la gamba destra verso l'esterno. Chi ha la mano sul ginocchio appoggia il dito a terra e sostiene la gamba in questo modo. Poi sul piede, piegate il ginocchio a terra e appoggiate il tallone oltre il ginocchio. Sul piede da terra, mezzo piccione, intrecciando le mani a sinistra. Così questa posizione si può sempre fare in alternativa al piccione da seduto, se ci sono problemi di ginocchia o di schiena. Respirate profondamente, vedete questa esperienza, oh, c'è cioè, forse un po' di dolore, un po' di
resistenza nell'anca destra, ma è tutto buono, tutto sano. Giù il piede, restate così, con la mano destra afferrate la caviglia, o restate qui, o afferrate l'interno il tallone, o l'esterno del piede, quello che è più comodo per voi. Tenete il piede dentro la mano, il ginocchio verso l'ascella, poi la tibia verso l'asse centrale, e chi vuole andare più avanti, gamba sinistra a terra. Mezzo bambino felice da distesa. E chi non l'ha fatto da seduto può avere questa esperienza da distesi. Piegate la gamba, giù il piede e oscillate le cosce. Ginocchio sinistro verso il petto, allungate la destra. E godete di questo allungamento così prezioso per la pratica. Con la mente del principiante, così per curiosità, ricordatevi che l'avete fatta anche da in piedi in questa posizione. Cosa è più facile sulla schiena, non c'è l'elemento equilibrio. Poi intrecciate le mani, premete la coscia, addrizzando la gamba. E forse le mani salgono un po' di più, premendo comunque la coscia sempre in avanti. Chi è più flessibile afferra l'alluce, allarga il braccio destro e per tutti allargate la gamba in fuori. Per chi ha la mano sul ginocchio appoggiate il gomito a terra. Allargate tutti il braccio destro in fuori. Inspirate. Ed espirate. Sulla gamba, piegate il ginocchio a terra, tallone oltre il ginocchio, mezzo piccione. E godetevi questa esperienza, assaporate l'intensità, no, di questa posizione nell'anca, nella coscia, nella gamba. Giù il piede, afferrate la caviglia da sopra o l'esterno del piede, il tallone e mezzo bambino, felice. Stringete la tibia, notate come cambia. E poi chi può, chi vuole, giù la gamba destra, non è per tutti. Piegate la gamba a terra e anche l'altra. E shakerate bene le gambe, rilasciando tensione. Ginocchia verso il petto, mani sulle tibie, allargate le ginocchia e premete le tibie dentro le mani. Ma sentite come si crea uno sforzo nelle gambe. Per chi vuole provare, braccia all'interno, mani sulle caviglie, sui piedi, o afferrate l'esterno dei piedi, mezzo bambino felice, stringendo le tibie una verso l'altra. Inspirate, e sperando premete il pube in avanti, il coccige giù dallo piatto a terra. E chi vuole provare a drizzare le gambe, può farlo. Se volete farlo con le mani sulle ginocchia, è possibile anche con i gomiti a terra. Ricordate il meridiano del fegato,
l'organo della primavera scorre all'interno delle gambe. Così sentitelo attivato. Piano piano unite le gambe, braccia oltre la testa. Piegate le ginocchia, piedi a terra e facciamo una torsione. Ginocchia verso destra, allargate le braccia, guardo verso sinistra. E sulle ginocchia, calatele verso sinistra, sguardo verso destra. E poi su, rotolate sul fianco e venite su, a sedere. Ciao Stefano, non ti avevo visto, ben arrivato, ben praticato. Così sedetevi con le gambe incrociate, in una posizione comoda, notando come la pratica vi ha sciolto, vi ha ammorbidito per essere più comodi in questa posizione. E faremo un po' di respirazione insieme, portando il respiro nel petto, poi nella pancia e poi nel pavimento pelvico, alla base della spina dorsale. Potete usare le mani se vi aiuta a sentire più il respiro, o tenere le mani sulle cosce se preferite, anche lì, Anjana Mudra, se volete. Chiudete pure gli occhi, trovate il vostro respiro e respirate lentamente e profondamente. Stabilitevi nella vostra posizione, sentendo come ogni respiro vi collega sempre di più al vostro corpo. La prossima ispirazione, guidatela nello spazio del cuore, al centro del petto. Notate com'è il respiro qui per voi. La prossima respirazione, guidate il respiro nella pancia, se volete, mano sulla pancia e sentite il respiro sotto la mano. Ora provate a portare il respiro in più profondità nel pavimento pelvico, sentendo la pressione giù a terra e poi rilascio. Sentite energia che scende verso terra, creando delle fondamenta, delle radici forti e sane
così che il resto del vostro corpo può crescere ed espandersi facilmente. E poi appoggiate le mani sulle cosce, tornate al respiro naturale e delicato. E state lì col vostro respiro, sentendolo in tutto il corpo ora, che oscilla, che vibra, che espande. Spesso i nuovi inizi possono essere molto difficili. Sono i nostri attaccamenti al passato che ci impediscono di sognare e di muoverci verso nuovi obiettivi. Usare l'immagine di Ganesh, simpatico e cicciottello, ma astuto e furbo, può essere un modo per riportare la vostra attenzione, scusate, sul percorso spirituale. Con la mente di un principiante come Ganesh, per non aver paura dei nuovi inizi. Per aiutarvi ad ascoltare solo la verità, invece di lasciare che la paura vi ostacoli. Immaginate ora l'immagine di Ganesh, seduto lì sul suo topolino, corpo umano, testa di elefante. Ed è un'immagine che fa sorridere, ci fa felici. Ganesh ci ricorda di trovare la dolcezza nella vita. Ci fa ricordare che a volte il meglio deve ancora arrivare. E c'è un saluto, comune che si usa in India tra le persone che si incontrano. Possa il potere del signor Ganesh curare i tuoi dolori, aumentare la tua felicità e creare bontà tutto intorno a te. Così immaginate Ganesh con un sorriso, con la sua bella pancia rotonda piena di dolci, simbolo dell'innocenza, dell'entusiasmo, qualità essenziali per i nuovi inizi. E Ganesh è anche il simbolo del gioco. Potrebbe aver messo degli ostacoli sul vostro cammino per scherzo, ma anche per farvi vedere quelle parti ostinate in voi che vi insegneranno qualcosa per crescere. Il Signore dei nuovi inizi. Restate con questa immagine nella vostra mente. Chi vuole può distendersi a terra per qualche minuto, o se no restate così in silenzio, assaporando l'effetto della pratica.
Prendete un bel respiro profondo e lento. Dondolate la testa da un lato all'altro. Muovete pure anche le dita delle mani o dei piedi se potete farlo. E tornate al centro. Piedi stesi a terra, piano piano, piega le gambe, rotola sul fianco. E quando è pronto, con il suo tempo, viene su a sedere. Notate come state, com'è il vostro entusiasmo verso i nuovi inizi ora. E se la compagnia di Ganesh vi dà conforto. Unite i palmi davanti al cuore, inspirate. Shanti, shanti, shanti. Inchinatevi con gratitudine. Aprite gli occhi. Come state?